Vengo dal Senegal, sono italo-senegalese da un po' di anni che vivo in Italia. Quindi, oltre a lavorare sul tema dell'immigrazione, è un tema, diciamo, un racconto di vita vissuta. Io quello che posso dire semplicemente è che oggi c'è una nuova immigrazione che è fatta soprattutto di ragazzi richiedenti asilo, che hanno una determinazione, insomma, feroce, tra virgolette, nel senso buono del termine, nel senso che sono ragazzi che hanno attraversato il deserto, hanno attraversato il mare, insomma, gente determinata. Determinata nel senso che ha la possibilità, se accettati nel tessuto sociale dove vanno a inserirsi, c'ha quella determinazione per fare delle cose, quella volontà per fare delle cose, e poi hanno anche dalla loro parte la gioventù, quindi la determinazione anche della gioventù. Io parlo sempre di asilo diffuso. Asilo diffuso vuol dire, come dire, cercare anche di distribuire, no? Anche qui, mi scuso per il termine, anche gli immigrati, i richiedenti asilo nei vari comuni piemontesi. Quindi più si va nei comuni piccoli, dove anche i rapporti, no, tra le popolazioni, anche le dinamiche, no, all'interno della società sono più facili, no? Non è una città grande come Torino, più il processo anche di integrazione diventa facile anche per i richiedenti asilo e per gli immigrati. Questo lo sappiamo, l'abbiamo visto anche in tanti posti, dove proprio è la città, il comune, il paese che adotta anche il singolo immigrato o la famiglia di immigrati e lo accompagna anche nel processo di integrazione. Quindi se il Piemonte, Torino, insomma, il tessuto della nostra regione riesce a dare le opportunità sia per quanto riguarda la lingua italiana, sia per quanto riguarda la formazione professionale, io credo che sono ragazzi che potranno contribuire a risollevare tanti territori che oggi stanno morendo. Non ci sono tanti posti proprio per quanto riguarda le scuole di italiano per gli stranieri, quindi secondo me bisogna ampliare la domanda, l'offerta, no? Perché tanti di questi ragazzi vanno, però non trovano posti proprio per poter fare, diciamo, i corsi italiani. Poi, soprattutto in questo periodo di questa pandemia, anzi, insomma, c'è una scarsità e poi le opportunità si sono ridotte. Perché secondo me è la prima tappa, no? L'italiano, poi dopo la formazione professionale. Però devono essere seguiti, perché purtroppo anche tanti di questi ragazzi fanno una formazione dietro l'altra. Faccio il saldatore, non trovo il lavoro, finisco di fare il saldatore, fatto, diciamo, il panificatore, finisco quella. Quindi, insomma, anche lì inquadrarli proprio nella formazione che vanno a fare, proprio un mestiere che serve poi dopo per il lavoro. Quindi questi ragazzi richiedenti asilo hanno una determinazione che poi sono il futuro, nel senso che una volta collocati, accettati, a loro volta, una volta inseriti, faranno venire le loro famiglie. Quindi ci sarà poi tutto un processo di ricongiungimenti familiari, perché si sa che all'inizio vengono da soli, poi una volta sistemato uno chiama la famiglia, quindi moglie o marito, e poi seguono i bambini. Chi dice i bambini dice anche la scuola, dice anche la vita, quindi dice anche l'avvenire. Quindi è una opportunità che credo che una regione come la nostra, in via proprio di invecchiamento, anzi, che invecchia già oggi, e chi dice invecchiamento dice per senso di cose, forse di cose anche il declino, no? Il declino. Quindi loro possono fermare questo declino e dare vitalità e speranza.